un nuovo video haul. Questo perché lo scorso weekend, tra sabato e domenica, ho comprato qualche cosina e sono cosine davvero molto molto belle, quindi insomma ci tengo a farvele vedere. Allora, inizierei dagli accessori. Sono stata su, perché di Roma, su Via Tuscolana, che come sapete è strapiena di bancarelle, e c'è una bancarella in particolare che si trova molto vicino a Kiko e che ha tutte quante cosine ad 1 euro, ma ha cose bellissime, cioè bellissime. E io ho preso, cioè per essere 1 euro non sono le classiche, cioè sono le cose da bancarella ovviamente, però sono davvero molto carine e ha cose in più e diverse rispetto agli altri banchi, insomma. Ho preso prima di tutto il bracciale che mi vedete indossare adesso, che ha questo bracciale qui con intrecciato con i brillantini argento e neri, e ha come pendente questo cuore, che tra l'altro me l'avete visto indossare anche nel vlog di Dear Jack, magari vi lascio il link. Ed è carinissimo, e quindi anche questo, cioè questo qui appunto viene 1 euro. Mi piace molto anche perché io non amo molto i bracciali con troppi pendenti o con pendenti grandi, ma questo è leggerissimo, insomma non mi dà proprio per nulla fastidio. Poi ho preso questi orecchini qui. Allora, ci sono dei classici orecchini a bottoncino e bordeaux. E la particolarità, io non so se dalla videocamera questa cosa si capisce, è che sono opachi. Sono lisci ed opachi, mentre il paio sotto, che essenzialmente era quello che mi interessava, sono quelli doppi che insomma mi vedete indossare spesso perché mi piacciono tantissimo. Ve ne lavo uno così ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qui. E sono da un lato hanno la pallina con il brillantino e dall'altra la palla grande. Insomma, va davanti ovviamente quella piccolina con il brillantino e dietro quella più grande. Rimangono carinissimi e mi piace tantissimo anche il fatto che sia completamente opaca la perla. C'erano anche molto molto carini di velluto, simil velluto, insomma, solo che avevo paura, visto che per chi abbia visto il video, non mi ricordo in che video l'ho fatto vedere, insomma, come tengo io gli orecchini su quei vasettini Ikea, ho paura che quelli là di velluto catturino troppa polvere e quindi insomma ho evitato di prenderli. Però erano davvero molto carini e anche questi mi piacciono tanto, anche perché sono due paia di orecchini, ma in realtà se mettiamo una farfallina e dietro a questo qui diventa anche un terzo paio di orecchini semplicissimi. Tre paia di orecchini, 1 euro, direi che è l'affare del secolo, se riesco a rimetterlo dentro. Ok, e quindi questi qui. Poi ho trovato, dove è andato, una cosa che volevo da tantissimo, ed è questo qui, l'Aircuff. Ce n'erano anche le di diversi, alcuni un po' più pacchiani, alcuni un pochino più carini e delicati, tipo questo, e dove sono alternati cuoricini neri con i brillantini e cuoricini argentati. È carinissimo. Allora, so che è una cosa che non è che utilizzerò tutti i giorni perché è un po' più particolare, ma mi sono levata lo sfizio perché lo volevo da tanto. Ma ogni volta che li vedevo, ad esempio su Instagram, che ci sono quei negozietti insomma che vendono orecchini, cioè 15 euro, 10 euro per un Aircuff, secondo me è tantissimo. Invece questo secondo me è carinissimo. Dietro c'ha non so se si vede qui, quello che appunto va nel buco, e qui il gancetto che va sopra all'orecchio. E lui, cioè, a me sembra davvero carinissimo. Insomma, per 1 euro mi sono levata lo sfizio e penso, insomma, di utilizzarlo quelle poche volte che leggo i capelli, perché insomma lo mettessi adesso non si vedrebbe nemmeno. Quindi penso magari quando faccio o la cipolla con la ciambella, che insomma dà quel tocco in più. Poi
Di accessori mi sembra basta, sì. Allora, il pezzo forte ve lo lascio alla fine. Sono stata alla Coin. Ok, scusate. Sono stata alla Coin di Cinecittà 2. E tra l'altro era da tantissimo che volevo fare la loro tessera, ma non mi scendevano questi 5 euro che dovevo lasciargli, perché mi chiedo perché devo pagare per fare una tessera. E invece sabato proprio c'era l'offerta che si faceva la tessera dando solo 1 euro. Quindi ne ho approfittato, ho preso la tessera, cioè mi sono fatta la tessera, e in più c'era il 20% su tutto il reparto profumeria. Quindi mi sono fiondata a vedere un po' e ho preso delle cosine Essence e altre cose. Prima di tutto, e cosa ho preso? Un altro correttore Instant Anti-Age della Maybelline, che io non avevo nemmeno visto. E forse dentro anche lo scontrino? Sì. Ok, che io non avevo nemmeno visto. È venuto da me il mio ragazzo con questo e mi ha detto: pure? Ma non è il correttore che utilizzi tu? Perché così è venuto 5,52 euro anziché 6,90 mi sembra. Quindi l'ho preso, ora lo metterò da parte, anche perché l'altro sta tipo, eccolo, ce l'ho qui, vedete che è già calato, insomma, a voglia, però per sicurezza l'ho preso, perché quando lo trovo è da prendere. Poi ho preso uno smalto che volevo da tanto, perché ne vedevo sempre parlare molto bene, ed è questo smalto gel della Deborah, Gel Effect. Questo è lo 07 ed è quello che ho su adesso, che è un bel rosso scuro, sembra più rosso rosso dalla videocamera, ma in realtà è un rosso scuro. E insomma, io non so se voi lo vedete, l'effetto gel effettivamente c'è, e come. E questo viene 5,28 euro, l'ho pagato 5,28 euro invece di 6,60 euro, penso. Quindi insomma, per 5 euro e qualcosina l'ho voluto provare, perché ne sentivo sempre parlare benissimo. Passando invece alla Essence, ho preso un pennello che avevo e non trovo più, non so a che fine abbia fatto, e ho preso il pennellino, quello lì da sfumatura, se riesco lo apro, che è questo qui da sfumatura piccolino. Ce l'avevo, ho detto non so più che fine abbia fatto, ed è morbidissimo, insomma, l'ho voluto prendere. Poi ho preso due pezzi della nuova collezione, uno lo volevo provare assolutamente, ed è questo mascara qui con questo packaging assolutamente bellissimo. Si chiama Lash Princess e mi piace tantissimo. Vabbè, il packaging è fantastico, insomma. L'ho provato ieri, l'altro ieri, ed è bellissimo. Vi faccio vedere lo scovolino. Ah, questo scovolino è leggermente curvo ed è un pochino più largo all'inizio, tipo il panciotto, e poi un po' più piccolino. Ha i dentini davvero molto fitti e riescono a districare benissimo le ciglia. Va un pochino lavorato, però il risultato dopo averlo lavorato è davvero wow, cioè a livello dell'Lancome il risultato, quindi è davvero molto 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 bello, quindi ve lo straconsiglio. E questo mi sembra 4,49 euro, 4,19 euro, una cosa del genere. E poi ho preso questa matita che si chiama Essence Effect Eye Pencil Long Lasting, che ha tipo un effetto metallizzato, se non ho capito male. L'ho usata ieri, sì, ed è bellissima, ve la faccio vedere. È intanto morbidissima. E poi questo colore bellissimo, è proprio un celeste metallizzato e molto molto luminoso, però non ha glitter all'interno.
È davvero bellissimo. Vi dico che l'ho applicata alle 8 di mattina, mi sono struccata alle 11 di sera ed era ancora perfetta. Avevo fatto la riga di eyeliner ed era ancora perfetta, quindi fantastica. E questa 3 euro e qualcosa, cioè qua dallo scontrino non si capisce. Poi, da Clairis. Ho trovato fino a, cioè, tutti dicevano che da Clarice si trovavano. Io ogni volta che ci andavo non li trovavo mai. Finalmente ho trovato le maschere Montan Junis che ho provato a Cosmoproof perché me ne hanno data qualcuna e mi piacciono tantissimo. Tra l'altro ho provato quelle in tessuto, però ho voluto prendere quelle normali perché magari così con un pacchettino riusciamo almeno a farci due persone, tipo io e mia madre. Abbiamo preso, allora, questa qui è Peel Off Passion, ha pomegranate e passion flower. Sono da, quanti ml? Non lo so. Sono da 10 ml e vengono 1,95 euro. Quindi, insomma, mi piacciono tanto, sono abbastanza economiche e l'ho presa. E poi abbiamo preso, mask peeling. Questa qui, questa è per pelli grasse, per la zona T, antistress, anche questa 1,95 euro. Infine arriviamo al pezzo forte. Ero andata per vedere il corner MAC, ma non ho comprato nulla perché sono stata bravissima. Ma accanto hanno messo un corner di una marca che io volevo provare da tantissimo tempo. Non so bene come si pronunci, magari se lo sapete fatemelo sapere. Che è la Kiehl's, non so esattamente come si dica. È una marca, per chi non la conoscesse, cioè io la sentivo spesso, insomma, spesso in giro. È una marca americana che appunto ha prodotti di skincare e cose varie. Ho trovato appunto questo corner con una ragazza carinissima che mi ha spiegato tante cose, mi ha fatto il test della pelle e mi ha fatto provare un sacco di prodotti. E alla fine io ho comprato questo struccante occhi, cioè il packaging è veramente molto easy, cioè una boccetta di plastica, davvero molto così, ma va bene insomma. E lo sto usando da... Quando l'ho preso da domenica, mi ci sto trovando benissimo perché io non trovo mai uno struccante occhi che sia perfetto per me, che non mi bruci, che non mi irriti gli occhi, non me li faccia gonfiare, non me li faccia appannare perché con l'olio di cocco avevo quel problema. E invece questo è davvero perfetto, è praticamente inodore e ha una consistenza molto da latte detergente, diciamo, e strucca alla perfezione anche il mascara, cioè tipo quello Lancôme è un mascara fantastico, ma dal punto di vista di struccaggio è il più difficile perché rimangono residui continuamente. Invece con questo riesco a struccarlo tutto. Allora non è un brand proprio economico, però insomma la qualità c'è. E questo è struccante occhi da 125 ml. E premetto che ne va usata una quantità minima proprio, però viene 18 euro, quindi insomma costicchia un pochino. E la ragazza è stata anche tanto tanto carina che mi ha dato un bel po' di campioncini perché mi ha dato una crema idratante e una crema per il corpo. E un contorno occhi perché gli avevo chiesto informazioni sul contorno occhi, ma 38 euro magari un giorno. E poi non so dove sono, eccoli. Un profumino, eccolo qui, che c'è proprio le classiche mini boccettine. E infine un tonico.
Quindi questa cosa mi ha reso davvero molto molto entusiasta perché era una marca appunto che volevo provare da tantissimo. Sono riuscita comunque a trovarla anche vicino casa e ripeto, il prezzo non è proprio economico, ma secondo me insomma, cioè vedrò quanto mi dura perché se dura parecchi mesi, 18 euro li vale davvero tutti per quanto insomma strucca bene, non mi dà problemi agli occhi. E niente ragazze, questi erano i miei acquistini, spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più e ci vediamo al prossimo video. Ciao!